Siamo col sindaco Giosi della Ragione qui a Bacoli. Allora, venerdì pomeriggio, venerdì alle 19:30, ci sarà un importante evento sul porto di Baia. Sì, venerdì ore 19:30 vi aspettiamo sul porto di Baia per rispondere con la cultura e la bellezza agli ultimi episodi criminali che hanno coinvolto la ZTL, la telecamera all'ingresso del porto, che è un simbolo di legalità, un presidio amministrativo importante per rendere il porto più bello. Ed è per questo motivo, che a chi mette bombe all'una di notte rispondiamo con questa manifestazione artistica straordinaria. Partiamo alle 7:30, alle 19:30, nella piazza Rigatti, nel centro di Baia, dove sarà inaugurato un bellissimo murales realizzato da due artiste colombiane che hanno scelto Bacoli per rappresentare la propria arte legata al tempio di Diana. Lì ci saranno anche in piazza le manifestazioni sportive. Da lì poi ci incammineremo sul porto di Baia, faremo una bella passeggiata nell'isola pedonale del porto e arriveremo dal tempio di Diana al tempio di Venere, dove sarà realizzato il primo concerto di musica classica sotto al tempio di Venere con artisti del Teatro San Carlo, diretti dal maestro Carannante di Bacoli. Sarà veramente una bella serata e invito tutti a partecipare, sia perché la serata è bella, sia perché l'evento è bello, ma soprattutto per dimostrare tutti insieme che la bellezza, la cultura e l'arte sono più forti delle bombe e dei delinquenti.